Sabato 4 maggio è stato celebrato il 50° anniversario dalla nascita di Cosimo I, Granduca di Toscana, vissuto e cresciuto in Mugello. Una giornata dedicata alla storia e al ricordo di una delle figure simbolo della famiglia Medici, radicata nel corso della storia nel territorio mugellano. Il comune di Scarperia, il centro di ricerca e documentazione sull'artigianato dei ferri taglienti, la Proloco di Scarperia e l'associazione Amici del Museo Stibert di Firenze hanno realizzato insieme una giornata ricca di cultura ed arte del territorio. Al Palazzo dei Vicari, dopo i saluti istituzionali del sindaco Federico Ignesti e del presidente di Amici Museo Stibert Alessandro Del Taglia, nella mattinata si sono susseguiti due interventi. Il primo sul tema La prima residenza Cosimo I in Mugello, il Castello del Trebbio, realizzato dalla professoressa universitaria e direttrice del Museo dei Ferri Taglienti, Carla Giuseppina Rombi. Il secondo, tenuto da Nicoletta Baldini, dell'Associazione di Studi Storici Elio Conti. I festeggiamenti si sono prolungati attraverso una prima visita guidata al Palazzo dei Vicari e una successiva al convento di Boscafrati. La ragione per la quale siamo a Scarperia è perché avevamo voluto partecipare anche noi al 500° anniversario della nascita di Cosimo e abbiamo pensato che il passaggio migliore era partire dall'infanzia, dove si è creato il primo Granduca di Toscana, Cosimo dei Medici. Quindi sulla vita di lui, sulla presenza di lui in questo territorio fin dalla giovane età e anche per l'importanza che la madre Maria Salviati ebbe nella sua formazione sia di uomo sia di statista. Ricordo anche che Cosimo era figlio di Giovanna delle Bande Nere, ma anche nipote di Caterina Sforza. Perciò nella sua vita, diciamo, gli insegnamenti delle donne, della nonna, della madre, per lui sono stati fondamentali. Devo ringraziare l'amministrazione perché è stato veramente semplice, e normalmente questo non lo è in Italia dal punto di vista burocratico, perché ci ha agevolato in tutto ciò che era possibile per organizzare questa giornata che spero sia stata o sarà interessante per gli abitanti sia del luogo sia dei fiorentini. Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, cogli l'occasione per comprendere. Scriveva così Picasso, parole la cui essenza è oggi più che mai attuale. L'Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero ha organizzato, insieme alla consulta dei genitori, la festa multiculturale. Si è tenuto venerdì 3 maggio presso l'Auditorium di Scarperia l'evento speciale dedicato a tutte le famiglie della nostra comunità scolastica, provenienti dal territorio e da varie parti del mondo. Una festa per vedere, ascoltare e conoscere le ricchezze di tutti i paesi, alla quale hanno partecipato insegnanti, famiglie e ragazzi. Sono stati illustrati progetti multiculturali svolti durante tutto l'anno e spettacoli, musica e balli hanno animato la serata. La festa multiculturale è un momento importante per la nostra scuola, una festa che si celebra già da diversi anni, è una tradizione in questo istituto e teniamo che sia sempre celebrato ogni anno. Questo per rappresentare la nostra voglia di accoglienza, di conoscenza rispetto ad altre culture, in un momento in cui forse si dà troppo spazio ai nazionalismi, ai particolarismi, invece noi abbiamo voglia di conoscere, voglia di incontrare culture diverse, lingue diverse, e questo è quello che vogliamo trasmettere ai nostri ragazzi. Vorremmo trasmettere loro la voglia di essere cittadini del mondo, come è il titolo del nostro piano dell'offerta formativa. Nella vecchia propositura di Scarperia è stata allestita una mostra sull'oratorio della Madonna del Vivaio. Un'esposizione creata per raccontare la storia dell'edificio e la sua nascita, attraverso foto inedite, riproduzioni fotografiche autentiche, documenti d'archivio, oggetti e opere d'arte. Apre la mostra la meravigliosa campana ritrovata durante i lavori di ripulitura effettuati dal Comitato dell'Oratorio della Madonna del Vivaio. L'inaugurazione si è tenuta venerdì 3 maggio attraverso una suggestiva rappresentazione storica, a cura delle classi seconda e terza media di Scarperia. Uno spettacolo unico, diretto dalle professoresse Ketty Mignati e Grazia Frascati, che ha ripercorso gli eventi più importanti della storia dell'oratorio, fino alla sua realizzazione. Fu costruito a ridosso delle mura del Palazzo dei Vicari di Scarperia, nel luogo in cui si trovava un tabernacolo contenente un affresco raffigurante la Madonna col Bambino, davanti alle mura del paese. Dopo i numerosi miracoli operati da questa immagine, con il contributo di tutto il popolo di Scarperia, venne costruito un edificio sacro. Questa mostra è stata organizzata dal comitato insieme alla scuola
per far conoscere alcuni aspetti dell'oratorio che sembravano dimenticati. Molte persone non si ricordano e molte non sanno la storia dell'oratorio. Quindi prima attraverso la rappresentazione fatta dagli alunni, che sono stati anche bravi, e attraverso poi questa esposizione in mostra si intende far conoscere meglio l'oratorio, perché ha una storia molto particolare. Speriamo che questa iniziativa aiuti a diffondere, insomma, un po' di maggiore interesse da parte anche di chi può contribuire. Non sappiamo ancora bene come si può procedere, perché la Chiesa ha bisogno di essere ripristinata all'interno, ma i fondi per gli infissi, per l'imbiancatura ci sono. Però rimane da rimontare il pavimento, da restaurare le opere, da attrezzare l'area esterna. Quello che si può fare di sicuro, senza dover avere troppi vincoli, è la sistemazione dell'area esterna, attrezzandola come area verde, con panchine, illuminazione, in maniera che sia un luogo che torni ad essere vissuto come era un tempo. Ci andavano a ricamare, a raccontarsi le storie, a guardare le stelle come si vede nella poesia della Guidacci. Su iniziativa popolare nacque questa compagnia che si è presa cura nel tempo, fino agli anni vicinissimi a noi. Senza saperlo noi stiamo raccogliendo, perché quando all'inizio di questa storia sapevo che c'era stata una compagnia precedente, però non ne conoscevo nei dettagli, come ora, tutta l'organizzazione. È stata una scoperta, vedere che qualcuno prima di noi ci aveva pensato. La Proloco di San Piero a Sieve ha organizzato domenica 12 maggio la 12ª estemporanea di pittura, dedicata a Primula Scialfari, cittadino che, con la sua appassionata opera di studio e ricerca, ha onorato il comune di San Piero e l'intero Mugello. L'estemporanea, strutturata in due sezioni, adulti e ragazzi, ha avuto come tema San Piero e il suo territorio, per la valorizzazione degli aspetti architettonici e paesaggistici del comune. Una giornata ricca di eventi e manifestazioni, quella creata dalla Proloco locale, con un unico filo conduttore, l'arte. A conclusione dei festeggiamenti si è tenuta la premiazione dell'estemporanea. Gli artisti sono stati giudicati sia da una commissione tecnica che da una popolare, formata da tutti coloro i quali si sono fermati ad ammirare le opere. Due i vincitori della 12ª edizione: Mauro Del Vescovo, premiato dalla giuria popolare e autore di una bellissima pittura della cittadina di San Piero, e Andrea Ceddia, premiato dalla commissione tecnica, autore di Uno scorcio del paese. Una festa per tutte le famiglie si è tenuta sabato 11 maggio all'asilo Pampepato di Scarperie e San Piero a Sieve. Un evento per festeggiare i 10 anni di attività, in cui i bambini, veri protagonisti, hanno potuto giocare e divertirsi grazie anche al nuovo spazio giardino interattivo creato appositamente per sviluppare le loro capacità. Grazie anche all'amministrazione comunale è stato possibile rendere speciale un importante servizio per la cittadinanza. Parole di entusiasmo per la direttrice dell'area infanzia della cooperativa Arca, Sura Spagnoli. Oggi siamo qua a festeggiare un compleanno, i 10 anni della nascita del Pampepato, di cui noi come gestori abbiamo avviato l'apertura e attualmente gestiamo il servizio da 10 anni. È un servizio particolare, un servizio piccolo, contenuto, ma proprio per questo che ha una connotazione anche molto familiare. Oggi inauguriamo anche un progetto che è il progetto Giardino, è un nuovo modo anche di pensare ai giardini all'interno dei servizi all'infanzia, un giardino destrutturato dove non ci sono i soliti giochi che si trovano, scivoli, altalene, ma dei percorsi naturali, quindi un allestimento naturale fatto di piante, alberi, piantine, dove i bambini esplorano, cioè fanno quello che, diciamo, li detta la curiosità. Quindi l'idea è quella proprio di creare ambienti dove i bambini possono liberamente anche sperimentare le proprie capacità, le proprie conoscenze, il proprio apprendimento. Quindi buon compleanno al Pampepato e speriamo, insomma, che possa compiere anche altri anni.
Una vera e propria disfida tra i cuochi del territorio del Mugello si è tenuta venerdì 17 maggio al Palazzo dei Vicari di Scarperia. Una giornata interamente dedicata al prodotto principale della cucina mugellana, organizzata dall'associazione Cuochi Fiorentini. La storia del tortello e le materie prime del territorio sono stati due approfondimenti trattati durante la conferenza stampa, tenutasi nella sala dei tendaggi, alla quale sono intervenuti rappresentanti delle associazioni di settore. L'evento centrale della manifestazione è stato la disfida del tortello, che ha visto sfidarsi 900 chef del territorio. Davanti ad una giuria hanno realizzato live la loro personale ricetta del tortello, appartenente alla tradizione. È stato lo chef Christian Borchi ad aggiudicarsi il tortello d'oro, chef del ristorante L'Antica Porta di Levante di Vicchio di Mugello. Sì, si è portato a Vicchio via quest'anno, che non ce ne vogliano via, insomma, è stata una bella cosa, una bella cosa collaborativa, con una bella atmosfera, insomma, divertente. Piace questa cosa, e comunque erano buoni anche gli altri, insomma, il livello era molto molto alto, insomma. Sono contento per il territorio, insomma. La giornata si è conclusa con due cookie show degli chef stellati Maria Probst, della Tenda Rossa di Cerbaia, e Antonello Sardi, della tenuta Le Tre Virtù di Scarperia, che hanno realizzato la loro interpretazione del tortello mugellano.